Rieccoci di nuovo qui con la nostra Jill, curata nel capitolo scorso dal nostro Carlos, che gli ha fatto il vaccino, l'antivirus, ed è guarita. Allora, posiamo questo e devo prendere il grimmandello, il lookpick. E possiamo andare avanti e sicuramente troveremo sempre il Nemesis che ci aspetta con ansia. Lì c'era una porta. Via, via, via. La porta non c'è più. Com'è arrabbiato, mamma mia che nervosismo. Pure qua, scusate se io parlo che magari c'è la musica, un rumore di sottofondo e quindi la mia voce non tanto si sente, ma è perché io sto giocando effettivamente col volume basso, quindi realmente non mi rendo conto dei rumori che ci sono. Quindi magari io parlo, ci sono dei rumori, c'è la musica troppo forte di sottofondo e non si capisce niente di quello che dico. Ci farò attenzione, però può succedere. Da lì c'era un ospedale. Dobbiamo andare invece qua. Allora, credo che ci serve la chiave, sì, per andare nel parco. Il caricatore di bazooka me lo prendo, anche se lo poserò. Credo non ci sia altro. Lì c'è una foto, vabbè, la guarderemo. Questo lo mettiamo insieme a questo. Il grimmandello non mi ricordo se serve ancora e quindi me lo tengo. Credo che c'è soltanto questa foto qua. Forse, ah sì, c'è la foto. Va bene. E ce ne possiamo andare. Andiamo nel parco. La chiave non serve più, la lasciamo qua. Non pensavo di trovare a lui qua, sinceramente. Io ricordavo che c'erano degli zombie qua, non lui. Allora, dobbiamo andare, credo, prima da questa parte. Il bello di questo gioco è che non è mai uguale. Sempre qualcosina cambia. Certo, si ripetono prima o poi, però non è mai uguale. Infatti, io ricordavo qua gli anti, gli zombie là sopra. Credo che si chiamano Hunter, non sono sicuro di dire il nome giusto. Ma ci siamo capiti, ma di chi mi sto riferendo.
Del mitra arrivando a zero lo posso posare. Io non ho capito se si possono combinare le polveri da sparo, la A e la B per fare i colpi di mitra. Non è il momento di pensare al mitra. Allora, dicevo che non so se si possono fare i colpi per il mitra, ecco, questo volevo dire. Se mi scoppia sto coso muoio. Aspetta, 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 no, 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 levati di qua. Vabbè. La mappa, sì, utilissima. Leva sta mappa, non è il momento. Ho dimenticato a portarmi dietro qualche piantina. Allora, sì, noi dobbiamo venire qua appunto per prendere questa chiave che ci serve. Non so, che ci serve più avanti, che mi è capitato di arrivare là nel punto dove che serve effettivamente questa chiave e tornare poi indietro per venire qua a prendere questa chiave. E poi dobbiamo tornare dopo qua, che c'è questo catenaccio, la porta è chiusa. Cioè, il gioco già di suo ci fa fare avanti e indietro, ma se non si prende questa chiave qua, lo dovremmo fare una volta in più. Io stavolta me lo sto ricordando. Era soltanto uno. Allora, ah, va bene, dai, qua ci sono un bel po' di piantine, me ne prendo tutte. C'è tutta quella che posso prendere. Facciamo che al momento questa me la combino e va bene, al ritorno se ripasso da qua mi sembra di sì, mi prendo anche l'altra piantina blu, anche se forse non mi serviranno a niente, ma nel baule mi sembra che non ne ho. Allora, io devo fare di tutte queste combinazioni, a me non interessa neanche una. Perché se Jill scende, ok, è scesa. La combinazione che serve a noi è qua. Due neri sopra a destra, due bianchi sotto. Per aprire questa botola. Quindi due neri sopra a destra. Vabbè, credo che vanno solo invertiti, mi sembra. Vediamo se ci riesco a primo colpo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene. Mitra è al 7%. C'è una scossa di terremoto qua. Vai, vai. Ogni volta questi si attaccano e non ti fanno salire le scale. E siamo arrivati.
nel cimitero. Tre per cento, dai che ci siamo quasi. Li ho sparati tutti a vuoto, forse sti colpi, ma dai, proviamo, andiamo di fucile che i colpi non mancano. C'è più nessuno? Che c'è là, piantine? Cosa c'è da quella parte? Eh sì, anche perché se non ci vado ora, forse poi non ci potrò andare più. Ah, piantine rosse. Sono due piantine rosse e io non so se non le posso combinare direttamente. Ah, si può fare. Allora, vabbè, allora una me la posso prendere. E me la combino così. Vabbè, l'altra mi sa che la lascio qua. No, ma sto pensando che nel baule poi ne ho tante rosse. Sono verdi, che forse mi mancano. Ok, quella chiave serviva qua. Se non l'avremmo presa, sarei dovuto tornare indietro lì a prenderla. Allora, qui abbiamo un po' di caricatori di polvere da sparo, voglio dire, da prendere. E andiamo un attimo qua dentro. Ok, ho un altro spazio. Allora, posiamo questi. Anzi, qua un bel po' di combinazioni da fare. E il grimandello lo vorrei posare, il look pick. Io credo che forse non serve più, non lo so, poi vediamo. Questo lo combino insieme agli altri colpi, se li trovo. E lo posiamo. Il mitra lo mandiamo in pensione. Quindi fucile, l'accendino ci servirà a breve. Questo lo sostituisco con questo. E direi che non mi sto dimenticando niente. Solo che voglio prendere questi e li voglio posare. Per poi fare... Vediamo cosa posso fare. I caricatori rossi per il bazooka. In questo momento non mi ricordo come si fanno. Poi mi riguardo. Forse con 43 colpi finisco tutto il gioco. Posiamo, posiamo, posiamo e posiamo. Allora, l'accendino l'abbiamo, il tubo l'abbiamo. Possiamo andare a scassare il camino. Prima accendiamo. Ok, addio accendino, andiamo adesso al tubo. Ma guarda che potenza, ma neanche io saprei farlo. La nostra Jill in forma smagliante dopo che Carlos l'ha vaccinata lì.
Allora, qua... Ah, che è un caricatore di bazooka. Altrimenti devo vedere di fare altri colpi di caricatori congelanti, che forse una ventina già l'avevo fatti. Ma poi vedo. Sicuramente non farò più niente perché già mi bastano per finire il gioco. Qui c'è un qualcosa che luccica. Ok, questa è la chiave per il parco, cioè per uscire dal parco. Credo che quasi a... non ci serve a niente, possiamo andare avanti. Che restiamo qua praticamente. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors, return immediately. Over. Ok, qui ci sta avvisando, credo, a tutti i sopravvissuti, non so ora bene, di rientrare perché... Non so se già anticipano il lancio del missile, non ricordo. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Another mutant! Ok, e dopo Nikolai che se n'è andato, nostro carissimo amico, e c'è stata un'altra scossa di terremoto di assestamento, andiamo avanti anche noi. Forse il messaggio di prima non era per i sopravvissuti, era per i supervisori, tipo uno come Nikolai che è un supervisore di non so cosa, di comunque di andarsene di qua prima che tutta la città viene bombardata. E noi qua andiamo avanti di scosse sismiche di assestamento. What's going on? Whoa! E il nostro Graboid, rieccolo qui, e stavolta lo dobbiamo fare fuori. Ma il fucile non mi sembra tanto indicato. Andiamo di bazooka. Ricordo che, ecco, tipo qua, se ci poteva dare la coordinata, poteva fare prendere la corrente facendo cadere questi pali, ma come si deve fare? Io non me lo ricordo. Gino come sta? Un po' dolorante. Sì, la curiamo perché neanche ho salvato, quindi sinceramente morire qua e rifare tutta questa parte mi sa. Sì, forse tipo mirando in alto questi pali cadevano e qua si creava della corrente, ma insomma vabbè. Diciamo che serve e non serve. Riprendiamoci il fucile, lo ricarichiamo e possiamo prendere da questo buco per prendere la scala per tornare da dove siamo venuti. Huh!
Ma chi sei? Non è che me ne potevo anche andare. Anche qua io non mi ricordavo che c'erano questi. I ragni. Io pensavo sempre ai figli del Graboid, pensavo, ma... Ma di fucile io ho un mare di colpi. Ok, di questa me la ricordavo, anche se una del baule l'abbiamo, questa la prendiamo anche. Chi c'è ora qua? E chi guarda Jill? Zombie? Vabbè dai, zombie. Quello gli ho sparato nella gamba, vedere che ancora è vivo. C'è qualcosa comunque. Ma chi? Ma quando gli ho sparato? Ora qualche troviamo ora. Ah. Ma nessuno? Non è che perché abbiamo sbagliato qualcosa e devo tornare indietro. No, la chiave l'ho presa. Non credo proprio. Qua? Ma. Vabbè. E infatti la chiave la stiamo utilizzando. Il catenaccio è aperto. La chiave non serve più. E possiamo andare nello stabilimento di rifiuti. Io lo chiamo sempre laboratorio, ma mi sembra che realmente è uno stabilimento di rifiuti. Qua c'è niente da prendere, no? Che zona tranquilla, davvero molto pacifica. Fino a un attimo fa. Mi volevo buttare, ok? Stars. Ok, io mi volevo proprio buttare, anche se mi stava venendo il dubbio se avevo messo quello giusto. Sto pensando che ha senso mio per evitare poi di tornare qua, di scendere qua, però sempre se Jill vuole salire, ok. Sto pensando che io lo stesso devo tornare di nuovo qua. Credo. Ora da qua si salva, qua abbiamo Link e Rippo. Qua abbiamo il campione dell'acqua, ok. E questo serve qua. Comunque poi si deve prendere una chiave, tipo una chiave plastificata. E devo riscendere qua sotto io per fare non ho mai capito cosa. Quindi va bene, ma se ne parlo ormai nel prossimo capitolo, che credo sia l'ultimo. Io credo ormai che col prossimo capitolo lo finisco. Allora, io al momento salvo.
Va bene, noi ci vedremo per il gran finale. Spero sia l'ultimo. Sì, sarà l'ultimo. A presto, ciao, alla prossima.